Ne ho bisogno, devi ridarmelo. Lo sai che non riesco a stare senza. È più forte di me. Credimi, ci ho provato, ma ne ho sempre avuto bisogno. Ci sono troppo legata e mi rilassa. Poi mi aiuta a non fare brutti pensieri. Non fare così. Basta, venga a riprendermelo. Thank you.
Ehi! Ehi! Sta bene? Signorina, sta bene? Sì, sto bene, mi sono solo distratta un attimo. Dannazione, ora come faccio? È sicura di stare bene? Posso aiutarla? Non c'è bisogno, non mi sono fatta nulla. Ci lascia aiutare. Mi creda, non serve. Sto bene. Signorina, non è in lei, è ubriaca. Non so nemmeno io come mi trovo su questa strada. Signorina, adesso si lascia aiutare. Si rilassi, si rilassi. Vedrai, ti troverai bene. Sarà un po' difficile all'inizio, ma ti abituerai presto. Siamo quasi arrivati. È da un po' che vi stavo aspettando. Lei è quella della madre suicida? Sì, è lei, ma è un tipo un po' strano. Fatela venire. Ecco a lei, qui c'è tutta la documentazione. Per qualsiasi cosa potrà rivolgersi al nostro ufficio. Non ce ne sarà bisogno. Vieni, piccola. Questo da oggi non ti serve più. Thank you.
aperta pochi secondi fa. Sta succedendo qualcosa di strano. Questa è la stanza da dove sono uscita io. Il simbolo sulla porta era un altro. Non sento nulla. C'è nessuno qui dentro! Che ti succede? Tu non eri qui! La porta era chiusa! Cosa sta succedendo? Non mi sono mossa da qui nemmeno per un istante. Sei andata a guardare la porta chiusa a fianco a questa e poi mi sei sembrata incosciente. Come se non mi avessi visto. Stavi ferma sull'uscio della porta. Io ero andata a guardare l'altra porta. Mi sono voltata e tu non c'eri più. Questa porta era chiusa. Forse non era neanche questa porta. Aveva un simbolo diverso. Poi ho sentito un rumore, forse era un urlo. E poi sei tornato tu. Credo sia solo stanchezza. Non sappiamo nemmeno da quanto tempo siamo rinchiusi qua. Forse ci sei addirittura prima di me. Chi può dirlo? Credo ci siano altre persone oltre a noi qui dentro. Anzi, ne sono certa. Non lo so. Ma potrebbe essere. Sembra quasi un labirinto. Ho difficoltà ad orientarmi. Cosa vogliono farci? E chi? E perché? Non lo so, non ne ho idea. So solo che vorrei che tutto finisse. Vorrei uscire da qui e tornarmene a casa. Credo che dovremmo cercare meglio. Non siamo soli qui dentro. Credo che tu sia stanca. Siamo stanchi. Riposiamoci un po' e poi riprenderemo a cercare la via di fuga. Hai ragione, sono distrutta. Riposiamoci qui. Mi fai schifo! Lasciatemi stare, vi prego. Cosa mi state facendo? Perché mi fate questo?
Perdonami. Era solo un brutto sogno. Ti capisco. Sarà colpa della situazione, di quello che ci sta accadendo. Non trovo spiegazione. Non riesco a capire che mi sta accadendo. Che ci sta accadendo? Qual è l'ultima cosa che ricordi prima di trovarti chiuso in quella stanza? Stavo rientrando a casa. Era giorno. Ho difficoltà a ricordare. Ero davanti alla porta. Ma non sono entrato. Quando mi sono svegliato mi faceva male la testa. Come se mi avessi sbattuto o qualcuno mi avesse dato un colpo in testa. E poi ero prigioniero in quella stanza. Fino a quando non ho trovato la chiave e sono riuscito ad uscire. Ma hai notato qualcosa di strano mentre eri chiuso in quella stanza? È tutto strano. Non dovrei essere nemmeno qui. Non capisco. Non me lo so spiegare. Io stavo per esibirmi in un locale. La serata stava per iniziare. Quando a un certo punto ho visto qualcuno di familiare passare davanti alla porta del locale. Ma in realtà non ci stava nessuno. Ho provato a guardare meglio, poi credo di essere stata rapita. Sono svenuta, poi mi sono svegliata in quella gabbia, poi... Poi cosa? All'improvviso è andata via la luce. Ho avuto ancora più paura. Anche io ero al buio, ma penso di aver toccato qualcosa, involontariamente, e si è spenta la luce. Un interruttore? Forse potrebbe. Credi che riusciremo ad uscire da qui? Dobbiamo riuscirci. Non so come, ma dobbiamo farlo. Hai sentito? Sì, non siamo soli, lo sapevo! Vieni da quella parte. Vieni con me. Io ti conosco.